Eccoci qua nel laboratorio dove adesso Emil Zulian e Nicola Oliviero faranno un art attack improvvisato. Non sappiamo ancora se funzionerà. Qua abbiamo LED, abbiamo una tavola, abbiamo Oliviero. Cosa dobbiamo fare? L'idea è attaccare questi LED sulla tavola. Sulla tavola. Vanno a pile. Non serve attaccarli alla corrente. Mettiamo le pile, l'attacchiamo alla tavola. La tavola luccicherà al buio. Dobbiamo farci il giro o usarne due, perché una non è abbastanza per fargli il giro. Fidiamoci dell'ingegnere Oliviero. In un batter d'occhio la vedrete pronta. Un caldo saluto a Steclic di Ferrari Lamiere. Questa è la parte più bella. Don't try reset. Mettiamo le pile e speriamo in bene. No. Sì, ah, sì, boh. Sì. Mamma mia! Sì. Oh. Che stile! La possiamo fare anche di colori diversi. Pronti ad andare a comandare con sta porcata. È veramente figa. Ah, mamma mia. Fortuna che non ci conosce nessuno. Tu skip us. Ok, ok. Sono le 21:40, abbiamo 20 minuti per fare un giro. Thank you. Vediamo cosa dicono. Nessuno che dice in casa. Ma la porto dentro però io. Sì, sì, sì. Beh, quel cazzo te la rubano fuori, non si sa mai. Oh, che bella da dentro. Sono troppo gasato. Praticamente, cos'è il contesto di questa serata? Siamo in Georgia. Perché? Ci sono i mondiali. Però abbiamo 4 giorni liberi tra una gara e l'altra. E cosa fare quando si ha tempo libero? Porcate. Come sempre. Da un'idea di Nicola Oliviero. Ciao followers. Abbiamo detto, prendiamo dei LED e li attacchiamo sulla tavola. Quindi siamo qui in Georgia, di notte, sono le 10. Abbiamo solo un giro a disposizione. Perché però chiude alle 10. Rimaniamo chiusi qua dentro, stile discoteca, con le luci così. Io. Oh, siamo quasi arrivati. English. Oggi ho ritami, English uri aruci, siamo oggi. Siamo qua da 5 minuti e siamo già diventati georgiani. Chiaramente abbiamo capito tutto quello che dicevano. Se c'è qualche follower georgiano, per favore fateci la traduzione. Tutti ci parlano convinti che capiamo. Beh, ma il georgiano non è difficile come lingua. Hey, hey, tell me something funny. Funny. Bombastic. What's your YouTube? Emil Zulian. Will you post this video? Yeah, of course. We will be in it? Yeah. Right. Hai scritto Rusty trombone? Certo. Bravo. Ultimi accorgimenti tecnici prima che si spengano e non funzionino mai più. Non durerà mai tutta la run, mai. Sì, fallo bello tamarro, proprio da disco. Quello da disco devi fare. Del Piero. Del Piero. Siamo così. Faccio qualche curva io, poi qualche curva Livi e poi vediamo che cazzo succede. Se arriviamo in fondo vivi. E sarebbe da fare tipo qualche boschetto. È che nella neve fresca primo si bagna i cavi, esplosioni. Che a proposito di esplosioni, questa è la sorpresa per la fine del video. Non parlare di esplosioni prima della fine del video. Facciamo le prime curve di prova. Vediamo. Lì che c'è anche bello buio. Non ci credi, ma non ci credi, devi provarlo, è fighissimo. occhio al piede dietro. Fai molta attenzione a non rovinare l'opera d'arte. Comunque, allora, vai piano, però mi sembra che tenga bene. Le parole famose. Sei? Problemi. Vai sempre dove è più buio. Allora Oliviero gli ho detto: stai attento, vai piano. Cosa ha fatto? Ha perso l'alimentatore. Quindi metà tavola funziona, metà no. Guasta feste. Eccolo fatto apposta. Guarda che funziona. Funzionare al minimo. Ma quello lì deve rimanere attaccato. Già che è ripartito, buono.
Adesso chiaramente con lo scotch sulla neve non terrà un cazzo. È perché l'ho usata, cioè tu l'hai usata all'inizio e l'ho usata dopo. No, è vero, è vero. Era destinata a durare tanto. No, lo so. È che essendo che è capitato a te, potevo un po' sfogarmi. Di nuovo cambio tavola per la parte finale della pista. Guarda, boom. Vai. Guarda, anche un po' di neve fresca. Wow, fighissimo così. Che figata, che palle che si è finita. Comunque possiamo salire a piedi. No, è quello che abbiamo beccato prima. What did you do? You fell? Crash? Yes. I tried but... to be big trick. Big trick. Yeah. But good now? Yes, yes. Good. Good. Oh. Yes. Yeah, yes. I don't understand anything. He was waiting you. No. Yes. Now, do you want to go up with us? No way! Sketa. Sketa. Mischeta. To be lazy. Bye. Vai. Lui è salito con la tavola e è sceso a piedi. Non so com'è successo, dove l'ha lasciata. Abbiamo incontrato i nostri amici georgiani di Tbilisi. Tbilisi. Piccolo reminder di quanto è bella questa tavola. Adesso stiamo cercando di andare nella zona più al buio, là sopra. Quasi un boschetto, secondo me. Sai che ogni tanto hai delle idee che non sono per niente male. Questa era la polizia. C'è anche un bel po' di neve in realtà. Al buio qua è fighissimo. Sì. Eccoci! Guarda quanto rende così! È fighissimo! Bellissimo! Siamo in Georgia, in un posto tipo sperduto, di notte, con i led sulla tavola, poi cielo stellato. Non so se... Sì. Non dovrei dirlo, però dopo c'è la sorpresa finale. Oh. Finale col botto! Oh, c'è il finale col botto, io ve lo dico! Sono proprio gasato. Andiamo! Andiamo! Si rompono tra un minuto. Vai. Sì, sì. Allora io non garantisco il video perché devo guardare dove vado. No, boschetti no, no, boschetti no, era una bomba. Ho paura di morire a un certo momento. Ho detto, dove cazzo sta andando? Sono delle luci su una tavola in un bosco, ma è una delle robe più fighe che ho mai fatto. Non so perché, è una figata. Oh, dai, faccio un altro giro. Pronto per l'esperienza più sensoriale? Comunque potrebbe essere una delle esperienze sensoriali. Nella top 10. La top 10. Ci siamo, ci? Guarda un po' prima dove andare, di non arrivare negli alberi o nei sassi. Sì, tu segui me, non ti preoccupare. Sì, esatto. Ancora una. Un po' più veloce, Perché fino adesso siamo andati piano, perché ha detto devo tenere fino alla fine. Adesso ci godiamo bene e poi i botti. Garantisco nel video perché pensavo di morire. È di veloce e fa un po' paura. Oh, è ora della sorpresa. L'hai sostragasato. Pronti? Oh là. Ma così sono super fissi. Questa è la miccia. Perché c'è sempre vento in sto posto. So che così. Bon. Oh! Che bomba! Non è vero! È stato fighissimo! Bellissimo! Andiamo a raccogliere la sporcizia e
Niente, come al solito. Bomba! Bomba!